Siamo quindi, e questo non solo, io ho fatto l'esempio del sacramento dell'ordine, perché stiamo dicendo chi è che esercita questi discernimenti, ci sono delle persone preposte che hanno dei carismi, ma questo vale per ogni stato di vita, eh? Anche marito e moglie hanno bisogno di, e per questo è un sacramento il matrimonio, e c'è bisogno di carismi, ma certamente, ma certamente. Quindi è lo spirito che garantisce questa cosa, se noi, nella misura in cui noi ci crediamo e la viviamo, è lo spirito che ci garantisce il discernimento, la profezia, eccetera, eccetera. Allora, questi carismi possono essere specifici di persone, cioè una persona che ha un particolare dono profetico, una persona che ha un particolare dono di discernimento, ma questi carismi possono essere all'occasione anche dati alla stessa persona diversi carismi. Non è per la persona che li riceve, è sempre per la Chiesa, per l'utilità del corpo di Cristo. Quindi, dove è utile, i carismi appaiono. E adesso vi dirò un'altra cosa che è difficilissima da capire, ma importantissima per capire quello che accade tante volte. Le grazie gratis date, cioè i carismi, funzionano anche sui peccatori, perché non è la grazia santificante. Cioè, se uno accoglie e coltiva la grazia santificante, è santo e non può peccare. Non è più peccatore perché agisce santamente. Quindi le due cose si contrappongono. Quindi o hai la grazia santificante o sei un peccatore, una delle due. Le carismi, grazie gratis date, sono date anche ai peccatori, perché non sono per te, sono per l'utilità comune. Quindi a Dio, se un peccatore può essere utile a qualcuno con un carisma, glielo dà. Quindi non dobbiamo compiere l'errore madornale di dire: ah, questa persona santa perché gli è apparsa la Madonna. No, la Madonna può apparire. Lo sapete cosa facevano i ragazzini di Međugorje quando gli è apparsa la Madonna la prima volta? Stavano andando a fumare di nascosto, perché lì coltivavano il tabacco, fumare il tabacco, non pensate allucinogeni, non ce li avevano neanche in quei tempi, in quella zona. Però lì coltivavano il tabacco e quindi questi ragazzini rubavano qualche foglia qua e là, ci facevano delle sigarette di nascosto e andavano a fumarle di nascosto. E per dire, no? Non è che questo sia un peccato, per carità, però per dire, non dobbiamo confondere le due cose. Chi ha i carismi non è detto che sia santo, potrebbe esserlo, ma potrebbe anche non esserlo. E noi abbiamo dei casi eclatanti, recenti, di fondatori di ordini religiosi che evidentemente avevano questo carisma e hanno fondato un ordine religioso diffuso in tutto il mondo, che erano dei peccatori, che si leggono delle cose che uno non ci crede, da mettersi le mani e capisce, ma com'è possibile una cosa del genere? Perché la grazia gratis data, il carisma, può essere dato anche a dei peccatori, perché è per l'utilità della Chiesa. I legionari di Cristo, questo è proprio il caso più eclatante in assoluto. Poi il fondatore si è scoperto che aveva non una doppia, una quadrupla vita. Eppure, questi legionari di Cristo, migliaia di ragazzi diffusi in tutto il mondo, ospedali, scuole, ed è stato un caso eclatante. Lì veramente ci si è interrogati più profondamente su questa questione dei carismi e si è visto questo, no? Quindi questo per dire che non è che chi ha un carisma è santo, come diciamo normalmente. Scusa, sì, certo. Cioè, da come sembra, leggendo, forse magari leggo male io, cioè, sembra che i carismi fossero largamente diffusi, no? Cioè le guarigioni fossero largamente diffusi, no? Cioè, fosse, a differenza di quello che è oggi, ci fosse proprio, no, una caratteristica anche all'interno delle comunità. Sì. Che fine ha fatto? Ma signore cosa dice? Che quando tornerà sulla terra troverà tanta fede, tanti carismi? Dice, quando tornerò sulla terra troverò ancora la fede quando tornerò sulla terra? Un mio amico dice, se aspetta ancora un po' non trova neanche più la terra. Andiamo avanti così. Quindi il problema è questo, il problema è che noi ci confrontiamo con questa scrittura proprio perché abbiamo un po' perso di vista queste qualità fondamentali che strutturano la Chiesa. Perché, lo ripeto, il Signore certo che dà i carismi anche ai peccatori, ma il peccatore deve avere almeno il buon senso e la capacità di accogliere questo carisma e svilupparlo. Perché se no non funziona, non si esprime. Se padre, come si chiamava, Marcial Maciel,
invece che fondare i legionari di Cristo si faceva solo la sua vita con le sue 4-5 mogli, il carisma non aveva frutto. Invece insieme a far quello ha fondato, non so dove trovava il tempo, insieme a far quello ha fondato anche i legionari di Cristo. Quindi... Ma alle volte, adesso io non conosco il caso specifico, ma alle volte uno ha dei carismi straordinari, li esercita, e poi come tutti, da Gesù Cristo, la Madonna, San Giuseppe, San Giovanni Battista, tutti sono stati provati. Assolutamente. E alla prova non si regge. Certo. Questo che cosa significa? Che chi riceve dei carismi anche straordinari non deve presumere di sé, ma perché più in alto vai e più quando caschi giù, caschi profondo e ti fai più male e fai male anche agli altri. Quindi molto spesso possono essere dei carismi, anche delle apparizioni autentiche, ma poi diciamo di fronte alle prove che vengono nella vita non si corrisponde, perché la prova è un elemento essenziale, tant'è vero che nel Padre Nostro diciamo non abbandonarci nella prova, nella tentazione, perché è proprio una caratteristica umana come la sofferenza, diciamo. Perché il carisma è proprio una grazia gratuitata, ed è invece la grazia gratuinfatta, la grazia santificante che ti rende stabile nella santità. Il carisma implica che tu poi certamente, anzi sei certamente sottoposto alle prove, perché tramite le prove tu acquisisci quell'apertura, quell'accoglienza della grazia santificante. Allora, stavo dicendo, dopo questo discorso, quindi che c'è unità nei diversi carismi, c'è un'unità di fondo, che è l'unità di Dio, l'unità dello Spirito, San Paolo fa questo bellissimo esempio del corpo con molte membra, che è un Apollo antico, no? Anche, se ve le ricordate, anche nel mondo romano, quando c'è stata la ribellione di Spartaco, l'avevano convinto dicendogli, ma sì, voi siete schiavi, ma dovete, se non ci foste voi, il corpo non starebbe in piedi, no? E questo... È lo stesso esempio che fa San Paolo, ma è molto significativo, molto bello, perché fa vedere come ciascun carismatico o ciascuno che svolge un servizio nella Chiesa sia un membro di un corpo. Quindi non, anche qua non deve pensare, è sempre il solito discorso, no? Se in un corpo l'occhio dicesse, ma io sono il vero corpo, gli altri sono... allora il corpo diventa tutto occhio, dopo quest'occhio cosa fa da solo? Niente, non ha la mano per mangiare, non ha tutti gli altri organi. E quindi è sempre il solito discorso. Siamo stati infatti battezzati tutti in un solo spirito per formare un solo corpo, questo che dicevate voi, eccetera. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, eccetera. E questo è tutto l'esempio che abbiamo. E poi un altro corollario molto bello di questo esempio è quello delle membra deboli. Anche qua San Paolo inizia a far capire che il carisma dei carismi, la grazia delle grazie, la virtù delle virtù è quella dell'amore. Caritas, agape, traduciamola, amore che va benissimo. È quella dell'amore. E perché inizia a farcelo capire? Perché ci dice, se nel corpo c'è un membro che è debole, che cosa fa il corpo? Dice, ma tu sei debole, basta, questo dito è debole, lo taglio, no? Non è che ragioniamo così, lo curiamo, ce ne prendiamo cura, ugualmente con tutte, dice, ma quest'occhio mi dà fastidio, oggi me lo cavo, no, l'occhio cerco di, mi do il collirio, ecco, ugualmente, dice San Paolo, se in un corpo, se nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, ci sono delle membra più deboli, ecco, i carismi sono dati per la loro utilità, per curare queste membra più deboli e per reintegrarle pienamente nel corpo. Ora, voi siete il corpo di Cristo, conclude Paolo questo esempio, le sue membra, ciascuno in particolare. Alcuni, ecco qua cosa dice, sentite, alcuni sono stati posti da Dio nella Chiesa al primo grado come apostoli, e sono i vescovi, gli episcopi, il Papa è un vescovo, il vescovo di Roma, è il potere, diciamo il potere, la chiamiamolo pure carisma, il carisma episcopale è quello che ha episcopo, sapete cosa significa episcopo e da cui deriva vescovi? Vuol dire sovrintendenti, epi vuol dire sopra, scopos in greco scopeo vuol dire guardare, da cui telescopio per esempio.
Quindi coloro che guardano da sopra sarebbero i sovrintendenti, coloro che devono coordinare, guidare, discernere i carismi, eccetera, eccetera. Anche questo è un carisma, un servizio. Ora voi siete il corpo di Cristo, insomma. Alcuni sono stati posti a Dio nella Chiesa al primo grado come apostoli, al secondo come profeti. Questo dei profeti ci manca. Purtroppo la profezia nella Chiesa manca, lo diciamo spesso. E intendiamo come profezia, noi quando diciamo la profezia manca, significa magari una parola coraggiosa, no? Ma sì, è una parola che viene da Dio e che spinge in avanti, diciamo. Questo manca nella Chiesa oggi, purtroppo. E certamente bisognerebbe interrogarsi profondamente sul perché. Deve dare questa spinta, breve, questa cosa che dici tu. Una spinta. No, dico chi la deve dare, breve. Gli apostoli, i profeti, coloro che ci sono i profeti oggi, non ci sono. Gli apostoli ci sono i vescovi, diciamo, istituzionalizzati. I dottori ci sono, se volete, dottori sta intendendo i professori di teologia, potremmo identificarli oggi, no? Quindi coloro che hanno un ruolo di insegnamento, i professori di scrittura, di teologia, coloro che hanno un ruolo di insegnamento, questi ce li abbiamo, eh? Ne faccio parte anch'io della categoria, ma i profeti non li abbiamo. Questa è una mancanza. No, ma noi per il mezzo del battesimo non siamo resi sacerdoti più tardi. Certamente. Però è come dire, allora perché non siamo tutti apostoli o non siamo tutti dottori? Perché ognuno poi sviluppa una particolare qualità, un particolare carisma. Cioè, ciascuno di noi può essere profeta se il Signore lo vuole. Scusa Marco, sei il re tu? Per mezzo del battesimo. Però sei il re. Cioè, se il re è una dignità regale, no? Perché regni col Cristo, no? Ma non sei il re. Quindi sei profeta perché, diciamo, hai un carisma di profezia, di ascolto della parola, ma non hai proprio la funzione del profeta. Ma vabbè, la funzione è colui che porta la parola in giro. Profeta è colui che porta colui che ti dice una parola per conto di Dio. Profeta significa profemi, parlare per. Parlare al posto di quindi una parola autorevole che dà una visione che ti va nella direzione che Dio chiede alla Chiesa. Però scusa, esistono una serie di movimenti, no? Con tutti i problemi carismatici, ecco. Il cammino catecumenale, sì. I focolarini, dove a me sembra chiaro che chi ha impostato il cammino è stato guidato da Dio, cioè voglio dire, è stata una scelta precisa. E non ti voglio dire che siamo nella carestia, Cioè ci sono dei profeti, però quanti vescovi ci sono? Tanti. Quanti dottori ci sono? Tanti. Profeti ne vedi tanti, questo voglio dire, ce n'è una scarsità, forse mi sono espresso un po' esageratamente, non volevo dire non ce n'è per nulla. Però facciamo fatica nella Chiesa a vivere questa dimensione della profezia. Questo voglio dire. Certo che ci sono i profeti, coloro che hanno inventato dei cammini nuovi, che hanno... Volevi dire qualche cosa? No. Ecco. Poi vengono i prodigi, i doni di guarigione, ma quelli ci sono ancora, anche quelli, non è che non ci siano. Lourdes, Madre Speranza, per dirne, Medjugorje, quanti se ne vedono, ci sono i doni di guarigione, i prodigi, non è che sono spariti, però certo, forse se ci fosse più attenzione da questo punto di vista, anche da parte nostra, a coltivare questi doni, potremmo magari rendere avere una Chiesa più viva, più vicina allo Spirito. Tu prima dicevi una cosa, no, importante, dicevi... perché qualcuno dice, ma perché adesso ci sono i medici, non servono più. Ecco, questa è la nostra tipica... No, ma l'ho sentito, sai quante volte l'ho sentito dire? Questa è la nostra tipica mentalità scissa. Quindi dice, c'è la scienza medica, quindi non c'è bisogno delle guarigioni. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Beh, non ci possono essere due cose contemporaneamente. Magari la scienza medica si unisse alla capacità di chiedere a Dio, ottenere da Dio una guarigione, per esempio. Magari... Ma quando ci sono dei medici, scusa, poi quando ci sono dei medici che esistono, che fanno questo, ne sono esistiti. C'è un medico a Napoli, non so se siete mai stati, come si chiama? Dottor Moscati. Da Moscati. Ma la gente che ci va, l'avete vista? C'ha in chiesa la sua statua, perché credo che sia o servo di Dio, o forse già beato. Santo.
ma santo addirittura? Giuseppe Mosca. È andato forte. Allora, questo santo, che era anche medico, curava con la sua scienza, ma curava anche grazie al carisma delle guarigioni. Dovete vedere, se non ci siete stati, se vi capita andate, la gente che ci va, le stanze tappezzate da ex voto, la statua consumata a forza di gente che la toglie. Questo era un medico, cioè non è che sono contrapposte. Invece noi ragioniamo così. Volevi farmi una domanda, Anna Maria? Sì. Si può ritrovare il fatto delle guarigioni nel sacramento dell'unzione degli infermi? Certamente, il sacramento dell'unzione degli infermi è il sacramento che concretizza l'opera di Gesù che passava e guariva i malati. Guariva. Certamente, così come il sacramento dell'ordine è il sacramento che concretizza questo carisma apostolico. Ci raccontava quello di Camigliano, no? Che tra l'altro lui è anche medico, che adesso fa l'assistente in ospedale, quindi l'hanno chiamato perché doveva dare estrema unzione. Camigliano sono medico. Era arrivato, quindi era alla fine, la mattina dopo stava in piedi. In diocesi abbiamo il caso di Don Leopoldo Sandor, che lui ha contratto un virus quando era missionario in Africa, ed è un virus che non lo abbandonerà mai, praticamente dicono i medici, e che potrebbe avere delle recrudescenze. E quando era qua Monsignor Vecchi, quando era vescovo di Terni, Monsignor Vecchi, se vi ricordate, aveva avuto una crisi e l'avevano già dato per morto. È andato a trovarlo Vecchi all'ospedale, gli ha dato l'unzione agli infermi, dopo una settimana era già a celebrare la messa. Ci sono queste cose. Certo. Infatti l'unzione degli infermi, no? Ormai anche questa mentalità per fortuna si è un po' smorzata, sì. Però una volta era proprio che dovevi andare dai morti, se uno non era morto, non è per i morti l'unzione degli infermi. Qualcuno addirittura a me ancora anni fa, se non lo fa più nessuno, ma qualcuno me la chiedeva per il defunto, mi è capitato 3-4 casi. Diceva è morto, puoi venire a dare, dico sei morto, posso venire a dare una benedizione. E però e invece il sacramento è la guarigione, l'unzione dell'inferno, no? Non della morte. A meno che non volevano che lo risuscitasse. Ma quello non c'è tra i carismi. No, c'è anche il carisma di risuscitare i morti. Più che un carisma, forse è un prodigio, un miracolo. No, è un carisma. Cioè, un carisma di prodigio, di miracolo, vuol dire più che una guarigione. Eliseo, per esempio, con le ossa di Eliseo, certo, si risuscitò un morto. Dico. Sì, sì. Elia. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, tutti operatori di prodigi, eccetera. Tutti fanno interpreti? No. Allora, dopo che San Paolo ha concluso questo discorso del corpo, ecco che subentra quello della carità. Quindi dice, voi però aspirate ai doni maggiori, ai carismi maggiori. E io, in sovrappiù, vi addito una via ancora più eccellente. Quindi sta dicendo appunto qua ai Corinzi, che probabilmente attribuivano grande importanza a questi doni, quindi dicevano è arrivato il santo, il profeta, il carismatico. Dice no, dice San Paolo, la via della santità, la via più eccellente è quella della carità, e fa questo famosissimo discorso molto utile. Se anche parlo le lingue degli uomini e degli angeli, a proposito del dono delle lingue, dice, parlo delle lingue meravigliose, ma non ho la carità. Sono come un bronzo sonante e un cembalo squillante. Sono strumenti che utilizzavano anche nelle liturgie pagane, no? Questi cembali, questi bronzi che suonavano un po' così a vuoto. Dice, suono ma non conto niente. E se anche ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, e se anche possiedo tutta la fede, sì, da trasportare le montagne, ma non ho la carità, non sono niente. Non sono niente, interessante. Addirittura anche la fede, che Gesù alla fede dà un'importanza straordinaria. Per Gesù la fede è tutto, la tua fede ti ha salvato, quante tutti, volte lo dice tutti Gesù. I miracoli che ha fatto sempre per la fede. Eppure dice San Paolo, se non avessi anche questa fede che
dice Gesù, dice a questi, se aveste fede, Gesù diceste, direste a questa montagna, spostati nel mare e la, si sposterebbe. Ecco, se riesco anche a trasportare le montagne, dice San Paolo, ma no, la carità non sono niente. E se anche distribuisco tutte le mie sostanze, se anche do il mio corpo per essere bruciato. Quanti casi ci sono, no? Anche in Oriente, no? Quei monaci che si danno le fiamme per protesta. Quindi, se anche do il mio corpo per essere bruciato, ma non ho la carità, non mi giova nulla. Si usava, ai tempi di San Paolo, sapete che Alessandro Magno aveva conquistato tutta la mezzaluna fertile fino all'India, no? Ci testimonia Pirrone, famoso filosofo scettico, che aveva assistito all'autocombustione di uno di questi monaci indiani là in India, che per, non mi ricordo se per protestare contro qualcosa o per terminare il fine, per dimostrare che non provava sofferenza, che era distaccato dal corpo, si dà fuoco e brucia, no? Quindi riecheggia, no, questa cosa in questa frase di San Paolo. Se anche do il mio corpo per essere bruciato, ma non ho la carità, non mi giova nulla. E che cos'è questa carità? E qua c'è la famosa descrizione, molto bella: la carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia. Ora, qua è molto bello perché San Paolo non ci fa tanto un trattato, quante cose avrebbe potuto dire su che San Giovanni, lettera di Giovanni, Dio è amore, è molto, molto teologica. Qua invece San Tommaso passa subito alla carità pratica, dice sì, possiamo fare tanti bei discorsi sulla carità, ma da cosa poi si discerne, discernimento degli spiriti, la carità? È magnanima, è benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. San Paolo sicuramente queste cose le dice apposta per i Corinti, perché era una comunità dove possiamo immaginare una certa competizione e quindi, no, si sgomitava un po' per essere più carismatici, per arrivare primi, no? Paolo dice, guardate che se non avete queste caratteristiche che sono il frutto della carità autentica, non si va da nessuna parte. Fondamentalmente dice questo, potete avere anche tutti i doni, i carismi, tutto quello che vi pare, ma non si va da nessuna parte. L'indicazione oggi è fare un'analisi su se stessi, cioè quei doni che consentono di quelle caratteristiche, ti consentono di vedere dove stai, no? Nel cammino, no? Quei doni, quelle caratteristiche ti indicano nel cammino verso Dio dove stai, insomma. Quali caratteristiche? Certo. Poi pongo io con me, no? Certamente, ci fanno da specchio per l'autenticità del nostro cammino cristiano. Che non sono i carismi, le grazie gratis date, sono per l'utilità della Chiesa e per la crescita del corpo di Cristo. Quindi non è che siano cose inutili, sono cose preziosissime, straordinarie. Se non ci fossero i carismi, abbiamo appena detto, la Chiesa, il problema è quando la Chiesa non è più carismatica, non è più niente, sale senza sapore. Però i carismi sono resi autentici, utili veramente, in particolare alla persona che li possiede, dalla carità, e la carità si manifesta in questo modo, cioè la carità, questi frutti, è la manifestazione invece della grazia santificante. Queste sono le caratteristiche del santo. Allora, San Paolo sta dicendo, il santo non è colui che parla in lingue, trasporta le montagne, fa i miracoli. Noi come facciamo per capire se uno è santo? Diciamo, aspettiamo un miracolo. È vero, come segno, no, della santità, ma non è che la santità è costituita dal miracolo, quello è un segno, è un segno che si chiede al Signore, dice dacci questo segno per capire se questo è una grazia a quello scopo lì, per capire se uno è santo. Ma non è il miracolo che caratterizza i santi, non è nessuna di questi casi, ma è questa. Questo sì, la magnanimità, la benignità, la non invidia, non vanto, non gonfiarsi, non mancare di rispetto, non cercare l'interesse, non adirarsi,
non tenere conto del male ricevuto, non godere dell'ingiustizia, compiacersi della verità, scusare, credere, sperare e sopportare. Quindi questi sono i segni della grazia gratum facens, sta dicendo San Paolo, cioè della grazia che ci rende santi, al di là dei diversi carismi. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà. Conosciamo infatti imperfettamente e imperfettamente profetizziamo, ma quando verrà la perfezione scomparirà ciò che è imperfetto. San Paolo sta dicendo, queste sono cose di nuovo che servono per l'utilità dell'oggi, che ci servono adesso in questa determinata situazione, ci servono certi carismi perché la Chiesa ha bisogno di certi carismi, ma quando ci sarà la pienezza dei tempi e Dio sarà tutto in tutti e verrà la perfezione, scomparirà ciò che è imperfetto, non rimarrà niente di queste cose, non servirà. Cosa servirà a profetizzare se vediamo direttamente Dio, ci parla direttamente Lui, a chi dobbiamo profetizzare? A cosa servirà a guarire se saremo nella guarigione di Dio e saremo tutti sani? Quindi San Paolo dice, scomparirà tutto, l'unica cosa che rimarrà è la carità, perché questa è quella che costituisce l'essenza di Dio ed è quello che ci fa contemplare Dio ed è quello che ci suscita Dio. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino. Divenuto adulto ho smesso ciò che era da bambino. Ora, rimanendo in questa metafora, noi vediamo Dio in un modo confuso, come in uno specchio. Cerchiamo di, no, vederci ai ritiri, fare queste esperienze, ascoltare delle parole, riflettere. Non è che però grazie a questo vediamo Dio, naturalmente. Cerchiamo di avvicinarci a Lui, cerchiamo una relazione con Lui, ma è ancora una modalità confusa. Dice San Paolo come in uno specchio, perché ai suoi tempi gli specchi non erano belli come i nostri, si vedeva un po' confusamente. Allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Queste sono le tre virtù che caratterizzano appunto il santo, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande è la carità, che si declina in quelle modalità che abbiamo visto. Ecco, nel capitolo 14 l'abbiamo letto due volte, tra l'altro a cena, quindi si vede che avevamo proprio bisogno di ascoltarlo. C'è tutto il discorso appunto sulle lingue, che se avete qualche dubbio ancora sulle lingue voi potete leggerlo con calma, e dice molto chiaramente appunto che il dono delle lingue va bene, facciamo pure il discorso, parafrasando San Paolo, cosa dice fondamentalmente? Dice va bene, il dono delle lingue va bene, facciamo pure il dono delle lingue, l'importante è che ci sia chi le interpreta. Perché quando ci pregherò anche con l'intelligenza vorrebbe dire di sapere la lingua che ci parla, no? No, vuole dire che se tu preghi, il discorso che facevamo prima, no? Se tu preghi non è che metti in un cassetto l'intelligenza, il ragionamento, dici adesso prego il Signore, non devo più pensare, non devo, no, tu preghi con il tuo cuore, con la tua intelligenza, no? Ma se preghi con delle lingue che non capisci, l'intelligenza che fa questa non capisci, intelligere vuol dire proprio capire, quindi la lingua ha senso se tu la capisci, se non la capisci. Io volevo chiedere una cosa, sì. Capitolo 14, il versetto 24 e il 25, se invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualche non credente o non iniziato, verrà da tutti convinto del suo errore e da tutti giudicato. I segreti del suo cuore saranno manifestati, e così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando: Dio è veramente fra voi. La sai cosa sta dicendo? Sta dicendo che se tu entri in una sala dove ci sono questi carismatici e uno ti dice, ah, sciamola, 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 e ti parla in una lingua, che cosa ne è concluso? Niente.
se tu entri in una sala dove ci sono questi carismatici, no? Non è, io preferirei quella della lingua straniera, perché non è una bella situazione. E uno di, questi dicesse: tu che hai fatto quel determinato peccato, pentiti. Allora capisci bene quello che ti sta dicendo. No? Sì. Allora sta dicendo: quando tutti profetassero, cioè al posto di Dio, no, ti dicessero, cioè al posto di Dio significa per conto di Dio, ti dicessero magari qualche tuo peccato segreto, occulto, che possono sapere solo perché gliel'ha rivelato Dio, e sopraggiungesse qualche non credente, un semplice uditore, verrebbe accusato da tutti e giudicato da tutti, quindi si renderebbe conto che questi parlano per conto di Dio, perché è una cosa vera, e sarebbero manifestati i segreti del suo cuore. E così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando veramente Dio in mezzo a voi. Questo esempio lo fa per dire che se si usa la profezia, e quindi una lingua che si capisce, allora è utile a questo peccatore, per esempio, perché questo peccatore si converte. Se invece uno entra e gli parla in lingue, non capisce niente e torna fuori come prima. Io posso aggiungere una cosa, certo. Che sicuramente è probabile che sia una metafora, come ha spiegato benissimo Don Lorenzo, però ci stanno dei carismi, almeno nella storia della Chiesa, come quello di Padre Pio, che è il carisma del discernimento. Il discernimento è un carisma ordinario e un carisma straordinario. Il carisma ordinario lo esercitiamo tutti, no? Per esempio Marco per telefono mi ha fatto un sacco di domande: chi siete? Siete ortodossi? Siete cattolici? Cosa fate? Lui ha esercitato il carisma del discernimento ordinario per capire dove sto andando, no? Perché sennò magari vado non si sa dove e mi trovo in imbarazzo. C'è invece un discernimento straordinario che era quello, per esempio, classico di Padre Pio. Cioè Padre Pio, gli entrava una persona in confessionale e sapeva, purtroppo per lui, il passato, esatto, il presente e il futuro. Dico purtroppo perché conoscere troppo non è bello. Se tu per esempio sai già che quella persona magari avrà un triste destino, il Signore permette, perché Dio cambia sempre continuamente i piani, quindi magari permette che veda il suo destino e gli dica quello che gli deve dire, magari trattando male come faceva lui, eccetera. Quindi c'è anche questo discernimento, diciamo, straordinario, diciamo, un carisma straordinario. C'è da chiedersi a questo punto se il discorso di Paolo era solo metaforico, fatto un esempio, per fare un esempio, o se in quelle comunità ci potevano essere dei profeti, diciamo, alla Padre Pio, che avevano questo carisma di discernimento e trovavano il modo di dire: fratello, tu così. Un altro caso, e chiudo subito, se no anch'io mi metto a parlare troppo, è quello di Gesù con l'adultera. Cioè Gesù a un certo punto scrive per terra e poi dice: chi di voi senza peccato scagli la prima pietra. Pare, secondo qualcuno, insomma, che abbia scritto proprio i peccati delle persone, oppure insomma in qualche modo, se non è nella scrittura, si sono sentiti, diciamo, scoperti davanti a lui, perché se no potevano dire: vabbè, che ne sa lui, buttiamo questa pietra, certo, no? Ma in qualche modo c'è stato probabilmente anche un discernimento, diciamo, per cui si sono trovati un po' nudi davanti, certo, alla parola, certo. Quindi, certo, quindi certo. Può anche succedere, certo. Siamo nel campo delle ipotesi. Due considerazioni su quello che hai detto. Una, sicuramente sarà sicuramente un esempio concreto, una metafora sì, ma basata su fatti concreti, questo lo credo anch'io, penso che sia molto plausibile. E un'altra cosa, ecco, proprio questo esempio che hai fatto di Padre Pio è proprio un altro esempio, no, di quello che stavamo dicendo prima. Quindi Padre Pio aveva questo dono particolare di scrutare nei cuori delle persone, di conoscere addirittura il futuro, il loro passato, ma anche il loro futuro. Ci sono tante testimonianze, una di quelle è proprio quella di Don Francesco, per dirne una. E anche di Don Adolfo. Tu diventerai sacerdote. Esattamente, quindi no? ci sono degli esempi eclatanti, no? E però Padre Pio, che aveva questo carisma, sua responsabilità usarlo bene o usarlo male, perché una cosa del genere puoi anche usarla male e fare anche del male, no?
Quindi ecco che il carisma viene donato, poi tu devi crescere nella carità per utilizzare bene questo dono che ti è stato fatto. Puoi non utilizzarlo. Non è un caso, non è un caso che nel Concilio Vaticano II, quando si parla di carismi straordinari, dice una frasetta molto importante, dice: i carismi straordinari non vanno impudentemente chiesti. Cioè, chi chiede il carisma straordinario è fondamentalmente un po' ignorante, perché il carisma è responsabilità. Quindi se il Signore te l'ha dato, è giusto che tu chieda: Signore, fammi conoscere i carismi che mi hai dato in modo che io li possa utilizzare per il bene comune. Questa è una preghiera lecita. Ma chiedere un carisma pensando che sia un privilegio il carisma di guarire, certo. Il caso negli Atti degli Apostoli di quel mago che vedeva Simone il mago, questi apostoli che facevano tutte queste cose meravigliose, dice: oh, ma come si fa? Ero pure sordi, se mo dici, no? Poveraccio, pensava anche lui probabilmente ne guadagnava altri. E San Paolo non so che gli ha fatto, non mi ricordo adesso, gli era detto di tutti i colori, non so se il carisma della maledizione. Sì, le ha detto. Allora, no, è una cosa molto importante quella che hai detto, è che appunto questi carismi non ha senso chiederli impudentemente, proprio perché chiederli casomai sempre nel contesto, il contesto è sempre quello dell'utilità della Chiesa. E poi ecco, io sulla terminologia non so se forse è usata anche dal Concilio, si usa comunemente e capisco la sua funzione di catalogazione, diciamo così. Ma anche carisma straordinario, mi viene un po' i brividi questa carisma straordinaria, perché straordinario dà l'idea, appunto, un po' come diceva lui, no? Che c'è la chiesa normale, quella noiosa dove si fanno delle cose burocratiche, e poi arriva il carisma straordinario, quello ganzo, quello. No, la chiesa deve essere ordinariamente carismatica, perché sennò è una bogia. Poi straordinario significa naturalmente, appunto, come lui ha specificato prima, non è che uno specifico carisma viene naturalmente, no, appartiene a tutti i cristiani, ma in una maniera specifica a una determinata situazione dove è utile. Ecco, straordinario certamente in questo senso, ed è giusto dirlo. Però che sia una situazione straordinaria, purtroppo nella Chiesa può essere che oggi sia una situazione straordinaria, quella che, ma non dovrebbe essere così. Ecco, questo mi premeva. Non dovrebbero essere straordinari, dovrebbero essere ordinari, nel senso che, come ha spiegato San Paolo, nel contesto di un corpo uno ha un carisma, uno ne ha un altro, uno fa un servizio, uno ne fa un altro. Ecco, poi volevo anche dire, è importante capire che non ogni discernimento, per esempio, è carisma, non ogni guarigione è carismatica nel senso forte che dice San Paolo. Cosa intendo dire? Se un medico, usando la sua scienza, guarisce una persona, questo è una cosa ordinaria, non è che viene dallo, è il carisma che viene dallo spirito in senso remoto, sì, perché lo spirito ha creato, Dio ha creato il medico, gli ha dato, l'ha aiutato ad acquistare la scienza, eccetera, eccetera, però non direttamente, diciamo così. E ugualmente anche un discernimento si può fare anche con la semplice intelligenza, se uno si mette a cercare di capire, discernere una situazione, puoi fare anche con la tua intelligenza. E lo ripeto, perché noi già stiamo pensando, allora se lo faccio con la mia intelligenza, però non è quello dello spirito. No, non sono in contraddizione le cose, perché lo spirito utilizza le tue facoltà naturali. Quindi un medico Moscati che sta curando con la sua scienza, se è aperto allo spirito, lo spirito aumenta, incrementa, accompagna e completa quella scienza del medico. E così è per tutta l'umanità. L'umanità ha una sua intelligenza che viene accompagnata dallo spirito e può sfociare anche in un dono, ove dello spirito direttamente, ove necessario per l'utilità. Questo fondamentalmente è il discorso che fa Paolo sui carismi. Ecco, se voi non avete altre domande, considerazioni, io mi fermerei.